Sì, la vicenda Blu Tech viaggia su due binari, quello giudiziario e quello sindacale. L'incontro di ieri per fare in qualche modo il punto della situazione rispetto, insomma, a una situazione di totale incertezza. Ne parliamo con Andrea De Lutis della FIOM CGIL e con Galileo Troiano della RSU Blu Tech di FIOM. Intanto De Lutis, che cosa è accaduto ieri? Ieri siamo stati presso il tavolo del Mise per l'incontro che ha sancito quello che di fatto prima erano una serie di vertenze sul territorio nazionale che da ieri sono diventate un'unica grande vertenza, perché purtroppo i fatti giudiziali che hanno coinvolto il gruppo Blu Tech e quindi anche quello stabilimento di Atessa hanno sancito il fatto che siamo tutti adesso sulla stessa barca, nonostante qui ci sia lavoro, ma il fatto che oggi c'è questa condizione giudiziale, diciamo la sopravvivenza di questo stabile è direttamente legata a quella degli altri stabilimenti. Ecco, tutto dipende in qualche modo da quella che sarà la decisione dei giudici del Tribunale di Torino, ci sembra di capire, da quella sentenza si può in qualche modo ripartire. Certo, oggi ci troviamo in una condizione, c'è un commissario giudiziale che sta gestendo l'ordinario, quindi per fortuna adesso le aziende comunque continuano a produrre, ma non ha libertà di azione. Nei prossimi giorni si terrà il riesame della situazione, per ora sono stati scarcerati dai domiciliari l'amministratore delegato e la proprietà. Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, anzi, si dovrà capire anche se queste persone avranno la possibilità di tornare sui loro posti, oppure il Tribunale dovrà decidere se ci dovrà essere anche un commissariamento diciamo straordinario in modo da poter anche fare delle azioni, perché questi stabilimenti oggi aspettano anche azioni e ci sono necessità. E per questo abbiamo anche diciamo l'urgenza che sia le istituzioni che la stessa FCA, che comunque è legata a questo stabilimento, ci diano manforte a far sì che questa situazione vada a progredire in maniera positiva. Ricordiamo infatti che la Blu Tech è un indotto importantissimo della Sevel. Galileo Troiano, gli acquirenti, Ingegneria Italia MA, restano in qualche modo in una forma di attesa, ma qui all'interno di questi stabilimenti com'è la situazione, le preoccupazioni dei lavoratori? La situazione è molto tesa all'interno dello stabilimento, anche perché non abbiamo certezze di nessun genere. Avevano garantito la cessione a MA del gruppo Magneti, che si doveva concludere entro febbraio, poi è arrivato marzo, poi è successo il discorso degli arresti e di tutta la situazione. Logicamente Magneto ha fermato tutto il discorso. Ma il commissario ha detto che è ancora in contatto con l'avvocato di MA, ma noi non abbiamo certezze, di conseguenza si vive in un periodo molto strano, diciamo, perché con tanto lavoro siamo preoccupati per il lavoro. Tanto lavoro, l'amministratore giudiziario in qualche modo vi dà tranquillità, ma sono le prospettive quelle che preoccupano maggiormente. A questo punto la sentenza che dovrebbe arrivare al Tribunale di Torino tra 20 giorni dovrebbe in qualche modo fare chiarezza. Aspettiamo quella, anche perché nel frattempo non si sa con chi parlare, non si sa qual è il nostro tramite. Noi vorremmo trattare un discorso, vorremmo avere risposte, ma col commissario giudiziario prendiamo gli stipendi giusti, ci sta già ora facendo anche dei lavori di manutenzione importanti dentro l'azienda. Però è una tranquillità che lascia il tempo che trova in questo momento, perché tempo un mese non si sa che cosa succederà. Una calma piatta preoccupante, quindi Carmine, da Sì. questo punto di vista. Vuoi fare delle domande, No, delle grazie precisazioni a Luca. tua disposizione? Ci ovviamente rimettiamo anche al servizio completo che vedremo questa sera nel TG8 della sera, ma soprattutto alle 20:40 nello speciale di questo approfondimento. Grazie, buon lavoro a te e un saluto e Grazie a naturalmente il voi. nostro sostegno ai lavoratori e ai sindacati della Blu Tech.